Nessun aumento per asili, mense e trasporto scolastico, più fondi per strade, sociale e municipi. Via libera della Giunta Capitolina al bilancio di previsione 2018-2020, stanziati 557 milioni di euro per realizzare nuove opere pubbliche, tra le priorità trasporti e mobilità sostenibile, manutenzione urbana, politiche sociali, scuole, ambiente e beni culturali. Previsti inoltre più fondi ai municipi per oltre 36 milioni di euro, mentre rimangono invariate le principali tariffe dei servizi. Quasi 200 auto di proprietà di Roma Capitale rottamate e un risparmio per le casse capitoline di 152.000 euro. Dopo i 144 veicoli dismessi a febbraio scorso, la Giunta ha autorizzato la demolizione di altri 44 mezzi non più utilizzabili. L'operazione rientra nella complessiva azione di razionalizzazione della spesa e di eliminazione degli sprechi avviata dal Campidoglio da inizio anno. Diventa realtà il Convention Bureau Roma e Lazio. Far crescere il turismo congressuale e rendere competitive le destinazioni Roma e Lazio sui mercati internazionali, i principali obiettivi del nuovo organismo. Ad oggi sono 86 gli associati del Convention Bureau, che riunisce istituzioni, associazioni di categoria e importanti società ed aziende del settore. Il Grand Tour di Google. Dopo aver concluso il giro nelle biblioteche di Roma Capitale e nei punti Roma Facile, arriva il 2-3 dicembre al Macro Testaccio. L'evento, gratuito e aperto ai cittadini, permetterà a tutti di vivere la storia millenaria di Roma e di altre città d'Italia attraverso la tecnologia digitale.